Hola a tutte gente e benvenuti in questo nuovo video, io sono FragaPD e siamo tornati con le tendenze di YouTube Italia. Oggi andremo a vedere un po' le tendenze di questa settimana, anche se sinceramente non so se sono state aggiornate ancora o poi ulteriormente se ne sono state aggiunte delle altre, però noi andremo a dare un'occhiata lo stesso, giusto per vedere che cosa ha in serbo YouTube Italia, visto che YouTube ci offre sempre dei contenuti di alta qualità. Visto che ormai sulle tendenze ci sono soltanto dei video che ci fanno rabbrividire la pelle, oltre al fatto che altri video ci fanno anche un po' schifo. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento qua sotto e di lasciare un like se volete. Ragazzi, direi di iniziare questo video e andare a vedere un po' che cosa ci offrirà YouTube Italia nelle tendenze. Ok, siamo nella home page delle tendenze come sempre e al primo posto troviamo la scuola che vorrei, i Pantellas, che continua a essere sempre al primo posto nonostante sia stato caricato 3 giorni fa, però continua ad avere il primo posto. Abbiamo poi al secondo posto Dark Polo Gang. Spezzacuori. Che per chi non conoscesse chi sono i Dark Polo Gang, sono un gruppo romanesco che diciamo si è affermato, se non vado errato, nell'ultimo periodo, o perlomeno forse avevano tirato fuori un EP in precedenza. Noi andiamo a dare un'occhiata giusto per vedere di che cosa tratta. Mamma mia, che fonte bruttissime. Che effetti sono, primo? Perché c'è sto annuncio? Che palle. Spezzacuori. Micchia zio pro. Madonna. Micchia zio. Mentre guarda il menù, eh. Ma come sono vestiti? Cos'è quella bandana in testa? Ma ci vede? Consanti. Ma perché si atteggiano così? Ma cos'è? I due rapper fanno così? Cos'è? Andiamo a comandare. Ma sono in un ristorante e fanno queste cose? Vabbè, stoppiamo, per favore, basta. Abbiamo capito chi cacchio sono, ok? Però vorrei andare a vedere un po' i commenti e vedo un po'. Io dopo tutto questo ho ancora un grandissimo dubbio. Ma loro lo fanno sul serio? Voglio dire, ma loro ci credono davvero? E quante domande. Pensano davvero di star facendo buona musica? Secondo me no, però c'è gente che magari gli piace. No, perché se non mi sta anche bene. Sono il primo ad apprezzare un bello figo. Vabbè, ma non vorrei dare conto a qualcuno che fa musica di così basso livello e si pensa chissà chi. Sì, ok, va bene, ci può stare il tuo pensiero, però non lo so. Cioè, non è che fanno buona musica, però se loro sono convinti di farla, forse perché il momento, cioè almeno nell'ultimo periodo, va di moda questo. Almeno credo, poi non vorrei dire qualche stronzata, comunque. Vabbè, andiamo a vedere che cosa altro ci offre YouTube. Poi al terzo posto abbiamo anche Arisa e Castel. Per ultimo addio a Silvana e Luciano. Vabbè, video città lanciano. Però in tendenza, vabbè. Quando ti compri la laurea di Amedeo Preziosi. Che sinceramente anche Amedeo Preziosi comunque fa dei video abbastanza decenti. Cioè sono simpatici alcuni. Cose assurde comprate a Londra di Favij. For Honor Beta 1v1, che sinceramente mi fa un po' pensare, cacchio, è alla sesta posizione e il video l'ho visto, è divertente. Vabbè, YouTube è sempre divertente in questi video, cioè i video che fa sono fantastici, c'è da dire poco. E poi cosa abbiamo? Cos'è questo? Dai, iniziamo con i video più brutti secondo me e quelli che non c'entrano un cazzo con YouTube. Lo sposo aspetta all'altare, ecco la sua reazione quando vede la futura moglie. Di notizie migliori. Diamo un'occhiata perché sono curioso di sapere che cosa succede, guarda. Ma come da, ma com'è fatto sto video? Ma perché? È il settimo in tendenza e poi c'ha... Ma per... Che te... Si sta commuovendo. E poi c'ha la nonna e mezzo che rompe. Che palle sta pubblicità, basta. Sta piangendo.
E poi ha crashato il video. Ok. Ma no. Si è commosso che si arriva la sposa. Che te. Però come cazzo è stato realizzato sto video? Dai. Ma trovo bianco pure io. Ma basta ragazzi, adesso mi arrivano i commenti: sei un senza cuore, sei un senza cuore. Ma non è che sono un senza cuore, che va bene tutto, c'è l'emozione, ci si sposa e tutto. Però perché cazzo hai tendenza? La motivazione è sempre quella. Perché in tendenza YouTube? Perché in tendenza me lo dici? Perché in tendenza sto video? Perché? E vabbè. I commenti, commenti. Siamo sicuri che è felicità? Un commento molto particolare. Secondo commento, solo no di questo ne siamo certi. Solo no di questo ne siamo certi. Siamo sempre solo L'italiano. Troviamo e usiamo il boia, Clash Royale, vabbè, Ciccio Gamer. Poi abbiamo Clash Royale, di nuovo, Italian Trump English Sub by Fabio Cialanza. Quando sono diventato presidente, cos'è sta roba? Aspettate perché voglio vederlo, perché c'è il signor Trump, il presidente. André, sono andato a puttare. E si è interrotta la registrazione. Ieri c'ero sciò, però oggi cerco di andare. Eh sì, Goffredo che la pe. Via Fantastico! Goffredo che la accido. Oggi mi lancio un No, se. malvagio. Hai capito? No, io amo Di sti video. sinistra ho potuto un fascio di volte. Sei disposto C'ho a le mie bruciare nel parrucchino e nella cacche! cravatta? Quelli possono bruciare gli inferi. Bellissimo! Bellissimo! E io veramente ci metto anche un like così. Perché io amo sti video. Questi video mi fanno morire. Mamma mia, vabbè, poi essendo che Trump ormai è diventato un simbolo dopo tutte le cose che sta facendo, in senso negativo, non è che approvo quello che sta facendo Trump. Vabbè, Sword Battlefield, che è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è? Fa vedere. Andiamo a vedere, cos'è? Cos'è? Perché c'è un bambino che. Ma sta fingendo di piangere! E sta cantando. Ma sta canzone sta cantando con la bottiglia, canta con la bottiglia. Bastianic, Bastianic. Mi stai deludendo, vuoi che moro? Tutta così sta canzone. Sta fingendo di suonare, dai! Vabbè, sì, vai. Ma dai, ma cos'è sto video? Dai, ma porca troia. Ma cos'è? Ma suono. Ma perché suonano con la bottiglia? Perché cantano con la bottiglia al posto del microfono? Ma che è sta roba? Ma che. Molto su questi video. Perché cazzo sono su YouTube e non lo so. Perché? 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 Porca troia, perché? Perché? Non lo so. Vabbè. Human Safari, che piccolo. Outmake Subway Cookie, che chiaramente ci insegnerà come fare i biscotti. Nel caso nessuno sapesse come fare i biscotti, se volete andate su YouTube nelle tendenze e trovate praticamente il tutorial come fare i biscotti. Mi raccomando, perché è importante fare i biscotti. Poi ti ho tradito, ma ti amo, c'è posta per te. Ventunesima in tendenza. Il matrimonio interrotto, facciamo entrare Mario. Ah, c'è tutta la puntata, che palle mia. Andiamo avanti, va. Vabbè, sì, la storia, il tizio sbagliato, ti ho fatto le Sottolineo corna, l'argomento. però di qua e di là. Votare Sono un uomo che in pratica ha autodistrutto la propria vita. come tutta la gente sia lì interessata ad ascoltare l'accaduto, perché chiaramente è questo. C'è posto da te si basa molto su questo. Vabbè, posso già immaginare com'è andata a finire. Lui l'ha tradita, ha fatto un casino. Quello gli ha detto di andare via. E lei è arrivata, però gli ha detto ti ho tradito. Però lo stesso ti amo. Cioè, sostanza, un casino è peggio di Beautiful, ok?
Va bene, andiamo avanti. E poi ci sono altri due orsettini dentro la lavatrice. Quanto dura? 27 minuti. Sta giusto per vedere i video per rincoglionire i bambini. Io questi li chiamo i video per rincoglionire i bambini. Non ti si vede. Stai tranquillo che non ti si vede. Anche a te non ti si vede. È lì dietro, lo vedi? Perché c'è un am? No, è lì dietro. È qui, è lì dietro. No, lì. Minchia, ma sei dei coach. È lì dietro. È lì, che te l'ho detto, dopo 3 ore te lo sto dicendo che era lì dietro. Adesso l'altro chissà dov'è, guarda. No, non si vede, guarda, non si vede. Bravo. Bravo, un coglione. Bravo. Ah, si vanno a nascondere dentro la lavatrice. Metti caso che la lavatrice funziona. Infatti si restringono, diventano più piccoli. Vagli a soccorrere che sono nella lavatrice. Porca miseria. E ride. Che cazzo ride? No, li appena trovo. Ma perché i bambini li fanno vedere queste robe qua? Che cazzo ridono qui? Quello sta pulendo il televisore. Quello. Sono nella lavatrice. Ancora, non lo capisce. Sono nella lavatrice. Ah, li ha trovati. Però perché, in tendenza? Perché? Perché? È come vedere Peppa Pig di nuovo in tendenza. Cioè. E ancora non lo so, secondo dubbio. Vabbè, niente. Perché? Non lo so, vabbè. Vediamo un po' se ci sono altri video strani oppure no. X-Men Malin 17. Un altro che canta, due palle. Basta, madonna. Resident Evil, apre bauli. Gli highlights chiaramente delle partite, perché non possono mancare gli highlights delle partite, perché sono l'emblema su YouTube. Poi, boh, finito. Vabbè, ragazzi. Che dire, questi ragazzi sono stati video che al momento sono in tendenza. Ancora una volta mi pongo la domanda di dire, ma perché ci sono questi video? Sinceramente è andata forse leggermente meglio rispetto alla volta scorsa, a parte alcuni video. Però, come sempre, come ho detto inizio video, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento se volete qui sotto, e noi ci rivediamo al prossimo video. Un saluto da FraKD, ciao!